Ciao, sono Marco e ho comprato anch'io questo adattatore HDMI per VGA per non cambiare vecchio monitor, ma non funziona. E adesso volevo provare con voi perché c'è una particolare sequenza che è come se lo riattivasse e richiede il collegamento anche del cavo USB per dargli un'alimentazione, come se gli dessero un reset. Come si può notare, il monitor secondario è spento, l'adattatore è inserito, io adesso gli attacco il cavo VGA. Ecco, ok, non succede nulla. Quindi io che cosa faccio? Stacco il cavo VGA, stacco il cavo HDMI. Ok, così dovrebbe avere alimentazione. Gli attacco di nuovo il cavo HDMI, gli attacco il cavo VGA. Dovrebbe fare il rumorino Windows per dire che me l'ha riconosciuto. Provo a staccare il cavo USB che gli dà l'alimentazione e non si riesce. Io mi ricordo che c'era una sequenza. Allora, provo di nuovo a staccare tutto. Quindi attacco l'alimentazione, cavo USB. Attacco il cavo HDMI. Attacco il cavetto. Niente. Sì. Ecco. Quindi alimentazione, cavo HDMI e per ultimo cavo VGA. È come se l'alimentazione gli desse la corrente necessaria, o forse lo resetta, non lo so. Comunque gli dà la potenza necessaria, l'HDMI lo connette, il VGA è per ultimo e lui sembra ripartire in maniera corretta. A me questa cosa capita appunto una volta ogni 10, forse un po' di più. Ed è il motivo per cui io darei 3 stelle a questo prodotto perché funziona bene, però ogni tanto c'è questa procedura da fare. Io ho preso questo che ha il cavo e non quelli rigidi che si inseriscono, perché io temo che quelli rigidi, siccome poi ha un cavo VGA che tira verso il basso, non vorrei che facesse leva sulla porta e si rompesse. Quindi ho preso questo con il cavo che funziona bene, nel senso che il cavo in effetti è morbido e distribuisce meglio la tensione verso il basso e non fa leva. Quindi non si rompe la porta HDMI, si collega bene il monitor, ma ogni tanto c'è da fare questa procedura. Vabbè, per me è un 3 stelle, potendo io lo cambierei con un altro, sempre con il cavo però.